Entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative 2012 a Brindisi, ma anche in provincia comincia la calata dei big. Nei giorni scorsi Francesco Rutelli, questa sera l'ex ministro Fitto. Giornata di sensibilizzazione alla sicurezza stradale in Piazza Ciaia a Fasano. La manifestazione è organizzata dall'Istituto Superiore Leonardo da Vinci. Donne che hanno inciso nella storia, questo è il tema di una mostra inauguratasi presso la Biblioteca Diocesana di Ostuni, una preziosa mostra storico-artistica di testi antichi della biblioteca, incisi proprio da donne vissute tra il XVII e il XVIII secolo. Ben ritrovati a tutti, erano solo alcuni titoli delle notizie che tratteremo in questa edizione del giornale, ma la politica subito in apertura, la cronaca politico-elettorale ovviamente. Come dicevamo, entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative del 6 e 7 maggio prossimi, principalmente nel capoluogo a Brindisi, però c'è fermento anche nelle realtà della provincia chiamate al voto, Fasano, San Michele, Salentino, Erche. E comincia la calata dei big. Nei giorni scorsi Paolo Ferrero è arrivato a sostegno del candidato sindaco Roberto Fusco a Brindisi. Qualche giorno fa, sabato per l'esattezza, anche Francesco Rutelli, leader nazionale di Alleanza per l'Italia, a sostegno del candidato Gonzales. Prima però è passato da Fasano a sostegno della candidata sindaco Stella Carparelli. E poi anche il centrodestra con l'onorevole Valducci, che è presidente della Commissione Senato sui trasporti, l'ex ministro Fitto sempre per il centrodestra, grande convention questa sera al Teatro Impero dell'UDC e di Noi Centro, di cui parleremo nella giornata di domani. Intanto veniamo alla cronaca degli ultimi incontri, partendo da Francesco Rutelli a Brindisi. Scende in campo anche Francesco Rutelli, leader di Alleanza per l'Italia, a sostegno della candidatura a sindaco di Mimmo Gonzales, espressione del centro-sinistra. Rutelli ha aperto proprio a Brindisi il proprio tour elettorale, esprimendo in questo modo l'apprezzamento per il lavoro portato avanti dal coordinamento provinciale. L'iniziativa ha avuto luogo nell'Hotel Internazionale. Noi abbiamo a Brindisi, ha spiegato il senatore Rutelli, una lista di giovani, donne, persone che credono nel servizio ai cittadini, nel servizio pubblico, nel servizio di una politica che nasca dal basso. Potere presentare in un momento di crisi della politica, di sfiducia dei cittadini, un investimento di bravi amministratori e insieme di giovani solidi. Io penso qui a Brindisi a un giovane come Francesco Cannalire, che è stato il portabandiera dell'API e che si prepara per un grande servizio per la sua città, così giovane, e che ha saputo aggregare persone di esperienza e ragazze, ragazzi, professionisti, gente che ha una sua attività, che lavora e vuole farsi uno spazio in questa città così importante e così in difficoltà oggi. Bene, è un segno di gioia questo, quindi sono felice di sostenere la lista di API, di sostenere il candidato Gonzales e di fare oggi il punto per dare una mano a questa città così bella. Il leader di API ha poi delineato le caratteristiche di un buon amministratore, condividendo appieno la candidatura di Gonzales. Quelli che pensano di fare soltanto il piccolo amministratore di condominio, in realtà difficili come quella brindisina, dove c'è da rimettere mano a tutto, ad un'amministrazione scassata, a una bonifica che non è partita mai, ad una realtà del porto, delle attività industriali che sembrano ferme o creare più problemi che soluzioni, beh, qui ci vuole qualcuno che guida con competenza e con mano ferma e soprattutto facendo gioco di squadra. Ecco perché noi di API portiamo al candidato sindaco una forza giovanile e una forza di amministratori e di cittadini che faranno la differenza. API sarà la sorpresa di questa amministrativa, ha già avuto modo di dichiarare così. Penso che Francesco Cannalire e tutti gli altri candidati e candidate daranno il valore aggiunto per la vittoria di Gonzales e per un buon governo nei prossimi 5 anni. Una delle più importanti commissioni della Camera, parliamo quella che si interessa dei trasporti, ma anche delle poste
e delle telecomunicazioni ed è presieduta da un parlamentare del Popolo della Libertà e l'onorevole Mario Valducci. Questa mattina era a Brindisi, in un incontro specifico presso la sede dell'autorità portuale per parlare anche di porto e di aeroporto a Brindisi e c'era anche il candidato sindaco del centrodestra. Vediamo il servizio sempre di Stefania Franciosa. Porto e aeroporto devono rappresentare due locomotive fondamentali per lo sviluppo del territorio, lo ha dichiarato il presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, l'onorevole Mario Valducci, a margine dell'incontro tenuto con la stampa nella sede dell'autorità portuale a Brindisi su iniziativa del candidato sindaco per il centrodestra Mauro Dattis. Abbiamo una grandissima occasione, prendere questa occasione al volo, sia l'autorità portuale che il comune di Brindisi varano insieme l'avvio del piano regolatore rispettivo. Quindi il Comune di Brindisi col suo PUG, l'autorità portuale col suo piano regolatore, sono cose che non si facevano da 30 anni, finalmente si fanno insieme e veramente lo sviluppo può essere determinato con queste scelte. Inoltre io penso che il sindaco, il primo cittadino, insieme all'autorità portuale e agli altri rappresentanti di enti che comunque condizionano lo sviluppo del territorio, debba prendersi la borsa, come dico, a tracolla e girare il mondo per promuovere quello che abbiamo. Abbiamo potenzialità enormi che stiamo già sfruttando, che dobbiamo sfruttare ancora di più con aeroporto, porto e tutto ciò che ne rinviene. Abbiamo anche dalla parte nostra leggi che stanno liberalizzando anche determinati servizi, penso che per esempio Brindisi debba essere liberalizzato da alcuni punti di vista e quindi rendere più accessibile al porto il mercato internazionale. Stiamo lavorando per questo, abbiamo lavorato fino adesso per questo, ci candidiamo alla guida della città come proposta di classe dirigente che vuole affrontare seriamente questi argomenti e quindi dare lo sviluppo che la gente ci chiede. L'onorevole Valducci ha evidenziato la vocazione turistica del porto, infrastruttura, ha detto che deve essere vista come un polo a valenza internazionale. Bisogna migliorare l'efficienza dei costi legati alle tariffe, ha aggiunto il presidente della commissione, che si è detto comunque convinto della necessità di dare sviluppo di tipo economico al territorio. Porto e aeroporto devono rappresentare due locomotive per questo territorio, lo diceva a margine di questo incontro. Ci sono dei progetti a breve e medio termine, diceva anche. Sì, ci sono dei progetti che riguardano soprattutto il porto a breve termine che vanno nella direzione giusta, cioè quella di aumentare lo sviluppo turistico di questa realtà e sicuramente queste due infrastrutture rappresentano, se andranno nella giusta direzione, così come dai programmi che mi sono stati presentati dal Presidente dell'Autorità Portuale Aralambidis, la giusta direzione per far sì che ci sia uno sviluppo economico di queste realtà territoriali e quindi anche un mantenimento del benessere sociale che è fondamentale. La vocazione è quella turistica, diceva, quella del porto. Beh, non c'è dubbio che la vocazione turistica di questo territorio, quindi parlo del Salento, sia una vocazione prevalentemente turistica. Questo non vuol dire che non debba coesistere con l'industria, ma l'importante è che il passato non incida negativamente sulle prospettive di sviluppo economico dei territori. L'onorevole Valducci, oltre al porto, ha visitato sempre questa mattina anche il centro radar ENAV. Ecco il suo commento sulla situazione dell'aeroporto. Oggi la coesistenza è ottima, ma nel medio-lungo termine, visto che sono convinto che dobbiamo superare i 5 milioni di passeggeri con l'aeroporto di Brindisi, noi dobbiamo pensare a far sì che la struttura militare possa essere dirottata da parte dell'aeronautica militare in altre strutture aeroportuali che già esistono in questo territorio, in modo tale che tutto l'aeroporto di Brindisi, diventando tutto civile, possa dare un servizio adeguato a questi milioni e milioni di cittadini che arriveranno da tutto il mondo. Sempre in primo piano la campagna elettorale per le amministrative del 6 e 7 maggio. Se c'è un problema su tutti che interessa i candidati sindaco ma interessa tutta la comunità è la crisi prevalentemente del commercio, che è una crisi globale e quindi è crisi anche nel capoluogo a Brindisi. I candidati sindaco si confrontano con le organizzazioni di categoria, questa mattina con la Confesercenti. Vediamo.
Proseguono gli incontri dei candidati sindaco con le associazioni di categoria della città di Brindisi. Il presidente della Confesercenti, Antonio D'Amore, ha ricevuto oggi Mimmo Gonzales e Giovanni Brigante. Al centro delle riunioni la crisi del commercio e le idee programmatiche degli aspiranti alla poltrona di primo cittadino per risollevare il settore. Confesercenti è alcuni anni che cerca di avere un confronto politico costante e continuo con tutti, con la provincia, con le amministrazioni comunali in carica, e in questa fase diventa fondamentale il confronto con i candidati, più che altro per capire qual è l'atteggiamento che queste persone hanno nei confronti di una categoria, quella che noi rappresentiamo, che secondo noi è fondamentale per lo sviluppo economico e occupazionale in città. Abbiamo parlato del futuro a medio e a lungo termine, ma soprattutto abbiamo annunciato una serie di interventi che faremo nel giro di pochissimi giorni all'indomani del 7 maggio, quando andremo a guidare questa città, colmando le lacune di una disattenzione nei confronti del commercio che si protrae da lungo tempo e che purtroppo ha contribuito a uccidere questo settore. Attenzione, la colpa ovviamente non è totalmente della politica né della macchina amministrativa, perché è una crisi generale che si ripercuote anche sul commercio, però non si può far finta di ignorare la situazione dei commercianti del centro della città, a cui dobbiamo dare delle risposte, le daremo immediatamente. Io mi sono lasciato scappare che, se dovessi essere, come sono certo, di fare il sindaco di questa città, perché la prima cosa che farò, per 4 mesi aprirò i corsi, perché è giusto che la gente capisca se quello è il motivo per bene. Facciamolo, se non è quello il motivo, allora dobbiamo interrogarci tutti e approfondire in modo molto serio il problema. Io alcuni dei problemi ritengo di poterli conoscere, cioè non escludo che si debba ricorrere ad un confronto serio non solo tra le associazioni che hanno la loro importanza, ma chiamare a raccolta e al confronto tutti i commercianti di questa città. Ed ora ci spostiamo a Fasano, vi anticipiamo un evento importante realizzato grazie appunto alla decisione, alla collaborazione tra i candidati sindaci di Fasano, Stella Carparelli e Di Bari. Il nostro direttore responsabile Tonino Saponaro in pratica terrà un confronto, un faccia a faccia tra i due principali candidati, se vogliamo, sono in 4 complessivamente a Fasano, li vedete, Lello Di Bari, sindaco uscente, Stella Carparelli, mercoledì prossimo alle ore 14:45 sulla nostra emittente, sui canali digitali e analogici ancora della nostra emittente potrete vedere questo importante confronto, che poi sarà replicato il giovedì alle 20:30, dunque prima serata, e anche il venerdì successivo, il 20 di aprile, alle ore 23. Importante confronto dunque tra Lello Di Bari e Stella Carparelli, mediato dal nostro direttore responsabile Tonino Saponaro. E intanto i candidati sindaci di Fasano si sono confrontati tutti e 4 tra di loro in una manifestazione, in una iniziativa del quotidiano di Brindisi proprio l'altra sera. Vediamo. 4 candidati sindaco di Fasano a confronto in un lungo faccia a faccia organizzato dal quotidiano di Brindisi, tenutosi sabato scorso nella sala del laboratorio urbano in corso Vittorio Emanuele. Si susseguono a grande ritmo le iniziative per dare spazio alle proposte e ai programmi in vista della prossima tornata elettorale del 6 e 7 maggio, che ha messo in campo 4 schieramenti a sostegno del candidato sindaco Lello Di Bari per il centrodestra, Stella Carparelli per il centrosinistra, Elio Schiamone per il solo partito dell'IDV e Vito Bianchi per la lista civica Movimento in Comune. Questi commenti dei protagonisti al termine del dibattito. Credo che la gente abbia potuto rendersi conto già per la seconda volta, perché ne abbiamo fatto un primo incontro televisivo e questa è la presenza del pubblico, che si sta ragionando con gente che può anche avere un'idea chiara, ma non è rapportata alla realtà. Espongono bei programmi, espongono programmi molto condivisibili, ma poi bisogna fare i conti con i soldi praticamente, questo che bisogna fare, è questo che loro purtroppo non sanno e non sono in grado poi di poter rappresentare la cittadinanza. È un primo confronto pubblico che ha trovato una grande attenzione nella città e questo è un fatto estremamente positivo. Io sono una che dialoga in maniera molto serena con i suoi avversari, che non considera evidentemente nemici, semplicemente persone che hanno un'idea diversa della città. Noi crediamo che la nostra sia quella vincente e crediamo anche che l'elettorato ci premierà per questo. Un confronto tutto sommato, penso, civile tra candidati,
Certo, non l'abbiamo mandato a dire, ma era giusto così, perché la gente deve conoscere veramente le persone che si hanno di fronte. E troppo spesso in queste campagne elettorali ci sono candidati che recitano un po' le parti che gli vengono scritte su copioni da parte di esperti uffici marketing. Io penso di essere stato me stesso, forse un po' di rabbia può essere trasparita, ma io amo questa città e ho rabbia quando la vedo, insomma, in queste condizioni. Penso che dal confronto sia venuto fuori quello che è il concreto impegno per il futuro del nostro territorio, che può mettere in campo un movimento come in comune che ha scelto di stare fuori dalla vecchia logica dei partiti, che ha scelto di non mettersi insieme con coloro che hanno portato Fasano a essere al 260esimo posto su 260 posizioni fra i luoghi in Italia dove si vive peggio. Con il movimento in comune, con le nostre proposte serie e concrete, abbiamo dato davvero una dimostrazione di come si possa operare per il bene comune. E chiudiamo la prima parte del giornale ancora con un altro servizio dedicato alla campagna elettorale per le amministrative in corso, ma ci spostiamo nel comune di Martina Franca, dove la senatrice Poli Bortone, presidente nazionale di Io Sud, ha presentato alla città la candidatura alla carica di sindaco di Franco Mariella, sostenuto dal Partito Italiano dei Consumatori. Eugenio Caliandro. La legalità e la trasparenza come valori imprescindibili per garantire un nuovo percorso di rinnovamento politico e amministrativo alla città di Martina Franca. Franco Mariella, candidato alla carica di sindaco per le prossime amministrative del 6 e 7 maggio, si è presentato ufficialmente alla città nel corso di una convention svoltasi nella sala conferenze del Parco Hotel San Michele. Accanto a Mariella, i rappresentanti delle liste schieratesi a sostegno della sua candidatura, il Partito dei Consumatori di Rocco Monaco e Io Sud della coordinatrice cittadina Angela Carrieri, rappresentato al tavolo dei relatori dalla presidente nazionale, la senatrice Adriana Poli Bortone. Una candidatura importante, una candidatura credibile, una candidatura che probabilmente dà fastidio e che qualcuno avrebbe voluto che non ci fosse nemmeno, come forse avrebbe voluto che non ci fosse nemmeno Partito dei Consumatori e Io Sud messi insieme. Ebbene ci siamo, vogliamo esserci e noi aspiriamo ad andare al ballottaggio, cosa assolutamente credibile, perché con la frammentazione che c'è e con 6 candidati sindaci, secondo noi una persona come Mariella, che ha delle idee ben chiare e delle idee che non sono fantasmagoriche, ma sono assolutamente idee che si possono affrontare in maniera decisa, beh, queste sono idee da offrire all'attenzione della gente, perché sono cose che si possono realmente fare, quindi noi abbiamo grande fiducia. Impegno per far rinascere questa città, riportarla agli albori degli anni 70, di un'attività politica che, partendo dal rispetto della legalità, utilizzi qualsiasi risorsa nell'interesse esclusivo della collettività, mediante la rivitalizzazione del centro storico, un piano regolatore che sia soprattutto non aggressione del territorio, ma recupero del costruito, assegnazione di aree a basso costo alle cooperative per l'edilizia economica popolare. Basta con questi trasformismi non di casacca, ma trasformismi esclusivi ad occupare il potere. Possiamo dare a Martina la speranza di avere un sindaco diverso, un sindaco che ha dimostrato di essersi messo in passato a disposizione dei più deboli e che può essere la nuova figura che possa far rinascere, voltare, come dicevo, libro a Martina. E con Franco Mariella chiudiamo la prima parte del giornale, la linea alla regia, tra poco per il resto del TG.